presenteremo l'inizio dello studio per la linea di collegamento da Napoli, centro città, alla stazione di Afragola, che attraversa tutta l'area nord di Napoli. Un progetto partito diversi anni fa, già dall'insediamento del Presidente De Luca, che ha coinvolto ovviamente i territori, e subito dopo l'ACAMIR, perché siamo partiti con un investimento dedicato allo sviluppo del progetto. Diversi consiglieri regionali, in particolare Tommaso Casillo, Antonella Ciaramella, si sono interessati, hanno sostenuto, diciamo, l'andare avanti di questo progetto. Siamo arrivati, come dire, alla conclusione della parte iniziale, perché da questo momento in poi partirà l'iter burocratico ed amministrativo, che ovviamente coinvolgerà tutti dal punto di vista formale, i comuni con i quali c'è stato un raccordo e una condivisione sin dalle prime battute, ma ovviamente adesso inizia un percorso istituzionale importante, conferenze di servizi e altre, diciamo, necessità amministrative, per poi definire un progetto puntuale che per la prima volta è partito da uno studio attentissimo del territorio, dei flussi di traffico, delle esigenze, anche delle localizzazioni delle stazioni. Rapidamente faremo due interventi, il direttore dell'ACAMIR e poi i responsabili del gruppo di progettazione che sono intervenuti e che ovviamente ci mostreranno un rapidissimo video di 2-3 minuti che fa capire l'avanzamento del progetto e quali sono le idee in campo. Passo la parola all'architetto Grimaldo, direttore di ACAMIR, che io voglio ringraziare insieme a tutta la struttura della mobilità, l'avvocato Carannante, che veramente stiamo continuando, diciamo, in un percorso che è iniziato da lontano ma che ci sta dando grandi soddisfazioni, perché veramente sia su quelle che sono le idee programmatiche del futuro sia quelle che sono le cose concrete di oggi, penso pullman, treni, penso ai lavori iniziati, infrastrutture viarie e ferroviarie, veramente in grande sintonia con l'indirizzo politico, gli uffici regionali stanno dando e continuano a dare ottimi risultati. Vai Pippo. Buongiorno a tutti. Allora, a me corre l'obbligo subito di ringraziare il Presidente della Giunta regionale che hanno dato all'Agenzia la possibilità di occuparsi di questo importantissimo progetto, che è inserito tra le priorità di intervento nel Patto per il Sud, con lo scopo di raggiungere due importantissimi obiettivi. Il primo è quello di aumentare l'accessibilità alla stazione dell'alta velocità di Afragola e il secondo quello di colmare il deficit infrastrutturale della cintura nord di Napoli. Seguito della procedura di gara che ha svolto l'Agenzia, l'appalto per la redazione del progetto di fattibilità economico-finanziaria per il collegamento della stazione, tra la stazione dell'alta velocità di Afragola e la rete metropolitana di Napoli, e poi c'è anche un appendice che riguarda il collegamento meccanizzato al quartiere Colle Aminei di Napoli, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti con a capo la IDOM, società di ingegneria spagnola, specializzata in questa tipologia di progettazione, avendone prodotte e realizzate in tutto il mondo, insieme alla napoletana Tecnosystem e ad altre società e professionisti specialisti del settore. Presidente, oggi siamo qui a informare in realtà sulla prima fase di questo progetto, cioè sul redatto documento di fattibilità delle alternative progettuali. Si è partiti dalle considerazioni iniziali di natura tecnica, demografica, economica, si è partita con sette tracciati. Due sono state poi eliminati perché da successive valutazioni sia tecniche che economiche, una di queste riguardava l'aeroporto di Capodichino, il passaggio all'aeroporto di Capodichino, sono state stralciate, rimanendone praticamente cinque. Su queste cinque sono state fatte analisi di dettaglio di qualunque tipo, dagli aspetti tecnologici a quelli strutturali, dagli architettonici agli urbanistici a quelli ambientali, per finire chiaramente a quella lì economica. Ne sono state scartate per questi motivi altri tre, finendo quindi con due proposte, di cui l'ultima è quella per i quali poi immediatamente dopo il raggruppamento ci presenterà il progetto. Chiaramente noi insieme al raggruppamento tenderemo di dare un tracciato valido
da ogni punto di vista tecnico e che sia fattibile dal punto di vista economico, ma soprattutto che sia realizzabile. E questo è quello che noi auspichiamo che poi venga finanziata quest'opera. Grazie. Sì, grazie architetto Grimaldi. Joan Ramon Lopez Laborda, il direttore infrastrutture di IDOM, la società capofila, c'è il microfono lì, si mette a lato e poi interviene l'ingegnere Seipel, il project manager. Prima il video, chiedo scusa. Prima il video. Okay. Prego, prego. Accendiamo di nuovo la luce, grazie. Sorry, Mr. Presidente, so sorry, Presidente,
Italian, maybe in the future when the line is running, I will do my speech in Italian. Of course, I know. Siamo da Rumi. Oh, sorry. La signora. Translate. This is for me. Mi scuso della mia del non parlare in italiano, spero che nella fase 2 ci sarà la possibilità di parlare anche in italiano. Okay, dear President, ladies and gentlemen, I would like to thank you for this opportunity to collaborate, to be here and to collaborate in this challenging project. Gentile Presidente, gentili signore e signori, ringrazio dell'opportunità di essere qui a presentare il nostro lavoro con il nostro gruppo di lavoro a cui ha partecipato a questo entusiasmante progetto. This kind of project that have an important and positive impact on the life in the inhabitants and one of the main reasons for our job as engineer and architect. Questo tipo di progetti che hanno un impatto fondamentale sulla vita dei cittadini sono una delle principali ragioni che spingono quotidianamente il nostro lavoro come ingegneri e come architetti. Let me tell you a few words about the people that I represent here today. Dirò alcune parole per presentare il gruppo di lavoro che rappresento oggi qui. We are a team of professionals from different companies, but working together for the success of the project. Siamo un team di professionalità di diverse società che lavora insieme al successo di questo progetto. I want to highlight that I said before that we are people from different companies working together, not different companies working separately. È mia intenzione sottolineare il fatto che sto parlando di professionisti e persone di società diverse che lavorano insieme e non di società che lavorano separatamente. Of course, is one put on the table the better of his knowledge and background and all the team use this strength for the project. La potenzialità di questo gruppo di lavoro consiste proprio nel fatto che ognuno di noi mette al servizio di tutto il gruppo la propria esperienza beneficiando diciamo del lavoro collettivo di ognuno di noi. I begin to present our main partner, Tecnosystem. Tecnosystem, you know, is a prestigious engineering company founded almost 50 years ago here in Napoli with a wide knowledge in different markets, one of the most important players here in Italia, the first on the south. Comincio con il nostro maggiore partner, la Tecnosystem, una società di ingegneria prestigiosa fondata a Napoli circa 50 anni fa, una delle prime in Italia, certamente la prima nel sud, con un'ampia conoscenza in diversi settori dell'ingegneria. Tecnosystem is an excellence in metro design with more of 500 stations, 100 km of line, 10 of depot in Italy and in the last 10 years in Europe and Middle East. Tecnosystem è un'eccellenza, ha progettato metropolitane con oltre 500 stazioni, centinaia di chilometri di linee, decine di depositi, progetti in Italia e negli ultimi 10 anni in Europa e nel Medio Oriente. Rocksoil, everybody in our sector, in the engineering sector, knows Rocksoil as leader in soil and geo-rock mechanics, underground design, and of course, what to say about Professor Lunardi. One of the greatest names of the geotechnical. I'm sure Italy was very proud of him because he's a well-known, very recognized in all the world. Un altro componente del gruppo è Rocksoil. Chiunque lavora in questo campo conosce Rocksoil, che rappresenta l'eccellenza nella progettazione delle opere in sotterraneo, con a capo l'enorme esperienza nel campo della geotecnica del professore Lunardi. The group of professionals is completed with Professor Pasquale Miano for urban topics and Ecoplane and Engineering Masturzo for the environmental aspect. Other excellent and precious collaboration were with Napoli University Federico II Transportation Studies.
Il gruppo si completa con il professore architetto Pasquale Miano per gli aspetti di inserimento urbanistico architettonico, la Ecoplaim e l'ingegnere Antonio Masturzo per gli aspetti riguardanti le questioni ambientali. A queste si aggiunge l'eccellente e preziosa collaborazione con l'Università di Napoli Federico II per gli studi trasportistici. The mix of this company with an international firm, Asidom, that I represent here today, with a huge experience in urban transport, I think is one of the keys for the high quality of the studies and the final design. L'unione di queste società con IDOM, una società di ingegneria di fama internazionale con enorme esperienza nel trasporto urbano, è uno dei punti di forza dell'elevata qualità del progetto. IDOM has reference in urban transport in different countries as Saudi Arabia, Vietnam, Spain, Denmark, Sweden, Turkey, Ireland, Algeria, and of course Latin America, and specifically more than 300 kilometers for metropolitan and 1,000 kilometers for urban transport in the last years. IDOM vanta referenze nella programmazione e progettazione del trasporto pubblico urbano in Arabia Saudita, Vietnam, Spagna, Danimarca, Svezia, Turchia, Irlanda, Algeria e naturalmente in America Latina, nello specifico oltre 300 km di metro e 1000 km di linee leggere di trasporto pubblico negli ultimi anni. Our team is eager to share our knowledge with and wide experience with yours in the urban transport sector. Il nostro team è orgoglioso di condividere la sua conoscenza ed ampia esperienza nel settore del trasporto urbano. Of course, this combination of global and local experience is not enough with the availability and commitment on our client. In this case, it's a fact, a committee's very commitment of this project and also the region of Campania. Naturalmente questa combinazione di esperienze globale e locale non sarebbe stata sufficiente senza la disponibilità e l'impegno del nostro cliente. We know with all client, professional companies and knowledge, it's possible to meet the contracted time required for this challenging project. Tutto ciò chiaramente ha contribuito a rispettare i tempi contrattuali del progetto. It all apply its international standard in terms of multi-criteria analysis, mapping methodology. I think is the first time that this methodology is applied here in Italy, in the south at least. Requirement for maximum grade of automation, both quattro driverless systems. IDOM ha applicato i suoi standard internazionali in termini di analisi multicriterio con metodologia MACBET, crede che sia la prima volta che venga applicata in Italia. Definizione di requisiti per il massimo grado di automazione del sistema di trasporto del tipo driverless Go 4. Of course, this system is flexible in terms of operation and compact in terms of dimension and sustainable and resilient infrastructure. Flessibilità in termini di esercizio e compattezza dimensionale per un'infrastruttura sostenibile e resiliente. This is the only way we know to do our job. Questo è l'unico modo che conosciamo per fare il nostro lavoro. Grazie mille, gentile Presidente, per l'opportunità di collaborazione per questo entusiasmante progetto di fondamentale importanza per la regione Campania. Now, our colleagues Francesco Seppi of Tecnosystem has a more detailed overview with the technical design. Ora una presentazione degli aspetti tecnici a cura dell'ingegnere Francesco Seppi di Tecnosystem. Grazie. No, si sente. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie anche dell'opportunità. Impiegherò questo tempo per... Siccome avete tutti la voce bassa, se si prende questo microfono abbiamo la sentita. In questo periodo di sviluppo progettuale. Ecco. Ci sente bene? A posto, mi sento più carico. Allora, impiego questo tempo per veramente una brevissima illustrazione degli aspetti squisitamente tecnici dello sviluppo del studio di fattibilità tecnica e economica della nuova metropolitana che collegherà la stazione dell'alta velocità di Afragola con Napoli in corrispondenza di Piazza Cavour.
una linea che noi, come progettisti, sin dalla prima fase di progettazione abbiamo dato un acronimo che è LAN, vale a dire Linea Afragola-Napoli, ma anche un nome, come dire, preso in prestito dal mondo informatico, una rete LAN, una rete veloce, efficiente praticamente in questo senso. Come hanno detto prima i miei colleghi, lo sviluppo di un'opera così complessa ha richiesto innanzitutto un approccio interdisciplinare tra tantissime discipline, sia nel mondo dell'ingegneria che nel mondo dell'architettura. Veniamo subito al tracciato. Allora, noi inizialmente abbiamo valutato diversi tipi di tracciato, per poi, come diceva anche il direttore dell'agenzia, attraverso una serie di tecniche, a cui il metodo Macbeth, siamo arrivati a definire l'alternativa, diciamo, migliore rispetto alle altre. L'alternativa alla fine scelta, quella che vedete qui rappresentata, è un tracciato di 13 km, composto da 13 stazioni, attraversa 4 comuni, il comune di Napoli, il comune di Casavatore, il comune di Casoria e il comune di Afragola. Questa linea, lungo il suo sviluppo, intercetta 4 punti di interscambio, cosiddetti interscambio intermodali, rispetto a reti infrastrutturali, o esistenti o di prossima realizzazione. Parliamo quindi di Piazza Cavour, dove confluiscono nel nodo la linea 1 e la linea 2 della metropolitana di Napoli. Più a nord la costruenda stazione di Vittorio dell'EAV, salendo ancora la stazione RF di Casoria ed infine l'alta velocità della Afragola, dove nel prossimo futuro confluiranno almeno 4 linee, che sono l'alta velocità per Roma, l'alta velocità per Bari, la circumvesuviana e le linee regionali, diciamo, sì, ferroviarie. Dal punto di vista trasportistico, qualche numero, l'avete visto prima nel video, qualora ve li fosse praticamente persi, sono numeri diciamo, importanti, parliamo di 7.500 passeggeri nell'ora di punta, che corrispondono a 150.000 passeggeri al giorno, 42 milioni di passeggeri all'anno. Una metropolitana concepita, mi scusi, vado più piano, non per... L'avete visto prima nei video, quindi sto dicendo, dagli studi trasportistici parliamo di 7.500 passeggeri al giorno nell'ora di punta, che corrispondono a 150.000 passeggeri al giorno, 42 milioni di passeggeri l'anno. Una metropolitana concepita in chiave moderna, leggera, con treni di grandezza di 55 metri, una capienza sui 430 passeggeri a convoglio, banchine strette, corte di 60 metri, questo perché... Nella concezione metropolitana moderna abbiamo fatto in modo da ridurre l'ingombro delle stazioni, perché sappiamo che stazioni, diciamo, si, come dire, l'ingombro, in modo tale da ridurre quella che è l'interferenza superficiale con il potenziale archeologico, piuttosto per limitare il consumo di suolo, che molto spesso sappiamo nei lavori sono fonte di lungaggini nei tempi e anche di lievitazione dei budget. Quindi stazioni molto contenute e funzionali, sempre nel rispetto dei limiti di sicurezza e di comfort. Una metropolitana completamente automatica, cosiddetta driverless, senza guidatore, di tipo GOA 4. Ok, penso di avervi un attimino, diciamo, sì, indicato un po' tutti gli aspetti salienti. Faccio solo un ultimo, praticamente, appunto, per riprendere il discorso della scelta delle alternative. Noi da cosa siamo partiti? Siamo partiti da un input che ci ha fornito l'agenzia Agamir, che era praticamente il territorio che è sotteso alla direttrice che unisce Piazza Cavour con Afragola, con i famosi praticamente 4 comuni, che abbiamo chiamato il fuso di progetto. All'interno di questo fuso di progetto siamo andati da subito a fare un'analisi trasportistica, per andare a individuare quelli che abbiamo chiamato i baricentri di domanda, ovvero i punti che potenzialmente si candidano a ospitare delle stazioni. Capirete che inizialmente vi erano tantissimi punti con un numero di alternative certamente non compatibili tutte da studiare. A questo punto abbiamo fatto degli approfondimenti per capire la loro, di ognuno dei punti, con la loro compatibilità dal punto di vista del rischio archeologico, rischio geologico, geotecnico, interferenze con le frane, anche dal punto di vista della compatibilità urbanistica rispetto agli strumenti in attuazione presso i comuni, anche a livello regionale, ma andando anche a individuare dei punti che lungo il territorio che potevano rappresentare una possibilità di riqualificazione urbana. Da qui nascono per esempio due stazioni, che sono la stazione di Casoria RFI vicino all'ex area industriale vicino alla stazione e anche la stazione Leonardo Bianchi vicino all'omonimo ex ospedale, proprio perché per, diciamo, riqualificare i territori che venivano attraversati da questa linea. Ultimo dato,
L'analisi trasportistica ovviamente è un'analisi molto ampia. Essa non ha riguardato soltanto i quattro comuni direttamente interessati dall'opera, ma per effetto della presenza della stazione dell'alta velocità, che di base già oggi rappresenta la porta di accesso sia a Napoli ma al servizio ferroviario nazionale, abbiamo, diciamo, i comuni che sono stati, come dire, inseriti all'interno dell'area studio della penisola sono 188, appartenenti a 4 delle 5 province della regione Campania, quindi uno studio molto molto puntuale e anche molto esteso. Alla fine, diciamo, sulle migliori alternative, che erano due, abbiamo eseguito l'analisi benefici-costi secondo le linee guida del MIT, e l'alternativa che vedete qui rappresentata sui pannelli alle vostre spalle, vedete invece tutte le varie alternative esaminate, è risultata l'alternativa che ha presentato il miglior rapporto benefici-costi. Ultimo punto, e poi, diciamo, si chiude, spero di essere andato veloce ma abbastanza lento per far scrivere. Questo progetto si compone anche un altro pezzettino, sempre con la finalità di aumentare il livello di accessibilità alla rete infrastrutturale su ferro esistente, che è il collegamento dei Colli Aminei, che è un piccolo, per chi conosce la zona, la stazione dei Colli Aminei sorge in un punto, come dire, decentrato rispetto a quello che è il cuore abitativo dei Colli Aminei. Anche una posizione infelice dal punto di vista orografico, esistono scarsi 30 metri di slivello tra il cuore dei Colli Aminei e l'accesso alla stazione. Quindi viene poco utilizzata. L'idea dell'agenzia era quella di realizzare nel cuore, diciamo, dei Colli Aminei un collegamento meccanizzato con una galleria sotterranea con dei tapis roulant che potesse avvicinare, come per così dire, in maniera fisica la stazione agli abitanti. Anche qui i numeri praticamente sono numeri confortanti. Spero di essere stato abbastanza, diciamo, esaustivo, e vi ringrazio tantissimo. Grazie. Sì, cediamo la parola al Presidente De Luca, ricordando che in accordo con le amministrazioni anche la localizzazione delle stazioni è stata, come dire, fatta in modo da baricentrare, diciamo, anche nel, diciamo, nella riqualificazione urbana le varie esigenze che avevano le amministrazioni. Grazie, un saluto agli ospiti spagnoli, agli amici tecnici, ai nostri dirigenti. Presentiamo questa mattina uno dei progetti strategici di infrastrutturazione della Regione Campania. Parliamo ovviamente di un progetto estremamente ambizioso che avrà tempi di realizzazione perlomeno medi. Parliamo di oltre 12 chilometri di metropolitana da realizzare ex novo, e parliamo di un intervento in un'area densamente abitata, probabilmente la più congestionata che abbiamo sull'intero territorio regionale. Questo dato rappresenta la motivazione di questa opera, ma anche la criticità di quest'opera. La motivazione perché immaginiamo di servire centinaia di migliaia di nostri concittadini con un trasporto su ferro rapido, con collegamenti che vanno in tutte le direzioni in prospettiva, quindi non solo a Fragola-Napoli, ma poi a Fragola, alta velocità, alta capacità, collegamenti con Roma, collegamenti con la rete della Circumvesuviana, collegamenti con la rete RFI, cioè parliamo di un progetto davvero di grandissimo respiro. Abbiamo cercato di impostare il lavoro in maniera rigorosa per evitare di partire e fermarci poi per strada. Abbiamo coinvolto le amministrazioni comunali interessate, abbiamo condiviso il tracciato di massima, ovviamente. Bisognerà poi attendere la definizione di un progetto definitivo ed esecutivo. Sul definitivo faremo ovviamente la conferenza dei servizi definitiva, acquisiremo i pareri anche di altre istituzioni, ma abbiamo voluto condividere fin dall'inizio l'idea progettuale ma anche il tracciato dell'opera da realizzare. L'obiettivo che abbiamo è un obiettivo duplice, è un obiettivo in primo luogo trasportistico,
ridurre i tempi di mobilità nella regione Campania, soprattutto nell'area metropolitana di Napoli, ridurre emissioni di anidride carbonica in atmosfera, ma anche quello di utilizzare, come sempre capita, le reti infrastrutturali e in modo particolare quelle ferroviarie, a cominciare dalla realizzazione delle stazioni ferroviarie, come leva per progetti di riqualificazione urbana ed urbanistica di livello superiore. Voglio dirvi in maniera esplicita che cercheremo di evitare il bis della stazione dell'alta velocità di Afragola, opera splendida dal punto di vista architettonico, opera utile dal punto di vista trasportistico, ma totalmente separata dalla rete del tessuto urbano circostante. Uno degli interrogativi che ci sono sempre venuti dagli amministratori locali, ma anche ai cittadini, era questo: ma possiamo avere una stazione dell'alta velocità nella quale arrivano i passeggeri o dalla quale partono i passeggeri, avendo intorno a questa grande infrastruttura il deserto? Ecco, vorremmo cercare questa volta di fare in modo che, con la realizzazione della infrastruttura, in modo particolare delle stazioni ferroviarie, possa crescere un tessuto urbano ricco, con funzioni urbane superiori, con servizi, con aree di parcheggio dedicate. Insomma, vorremmo fare in modo che fosse la spina dorsale di un progetto di trasformazione urbana di carattere generale. Questa è l'ambizione con la quale affrontiamo quest'opera. L'ultimo problema che dovremo affrontare, ma se non facciamo il primo passo non arriviamo mai all'obiettivo finale, è quello finanziario. Come vedete, il progetto cade. L'idea progettuale cade alla vigilia del nuovo ciclo di programmazione europea 21-27. Non a caso, perché l'opera ha un importo finanziario tale da richiedere l'utilizzazione di diverse fonti di finanziamento. Fondi europei, fondi regionali, fondi CIPE, fondi del Ministero delle Infrastrutture. Parliamo di un investimento di 1.600.000.000 di euro. Ad oggi, luglio 2020, è un'opera che richiederà tempi medi perlomeno di realizzazione, quindi sono prevedibili anche ulteriori aumenti nei costi dell'intervento, ma l'importante è garantirci il finanziamento base. Allora, è bene partire per questo progetto ambizioso che completa la rete metropolitana regionale, partire avendo acquisito tutte le certezze necessarie. Il presupposto di tutto era finanziare la progettazione. Se non abbiamo una progettazione realizzata, parliamo a vuoto. Per questo abbiamo deciso di investire 6 milioni di euro per garantirci una progettazione di qualità condivisa con gli enti locali, con i territori, e per avere una base realistica per definire il finanziamento necessario per il completamento dell'opera. Noi siamo estremamente fiduciosi e in ogni caso siamo in tempo giusto per fare tutto quello che è necessario anche dal punto di vista finanziario. Ci auguriamo ovviamente di poter andare avanti in maniera spedita, senza problemi ulteriori. Ho sentito anche di alcune ipotesi tecniche. Si immagina un servizio driverless. È un atto di fiducia, diciamo, nel popolo, nel futuro.
ci auguriamo di non dover viaggiare senza guidatore, ma con le forze armate dentro le carrozze. Ecco, vorremmo essere sicuri. Ma ripeto, dobbiamo guardare sempre al futuro con serenità e con fiducia. Battute a parte, sono convinto che più cresce il livello di civiltà urbana, più cresce la qualità delle opere che realizziamo, più cresce anche lo spirito civico dei nostri concittadini. E quindi partiamo con fiducia, partiamo sapendo che ingaggiamo una sfida che è davvero di quelle che lasciano un segno nella storia di una regione, di un territorio. Perché davvero questo serve a cambiare il volto di mezza regione Campania. Ed era una sfida che non potevamo non impegnare. Bene, auguri ai progettisti, mi raccomando sui tempi di progettazione, non perdiamo un minuto di tempo. Poi contiamo per la fine del prossimo anno di andare in gara e vediamo di fare il programma con i tempi anche per le gare europee, di partire. Poi decideranno un po' i tecnici quali sono le priorità. Voglio dire al nostro amico spagnolo che, avendo avuto consuetudine con molti progettisti sul piano urbanistico, non su quello trasportistico, di cultura spagnola, e con uno in particolare, Oriol Bohigas, che è stato progettista del piano regolatore della mia città, quando gli domandavamo quali sono le priorità, lui aveva sempre modo di sconvolgerci con risposte semplici. Le priorità sono le cose possibili. Punto. Quindi, siccome quando parliamo di un'opera complessa bisogna decidere dove sono le priorità sono quelle nelle quali l'intervento viene realizzato prima, dove è più semplice, dove si va avanti senza problemi, dove vi sono minori complessità, ecco, credo che anche i progettisti avranno modo di darci orientamenti anche coerenti con questa esigenza. Le priorità sono le cose possibili. Sono convinto che faremo un ottimo lavoro e che davvero daremo una risposta che centinaia e migliaia di nostri concittadini attendono nell'area nord di Napoli. Auguri a tutti e buon lavoro.